Visto questo, ho detto approfittiamo e subito in spiaggia. Primi veri giorni d'estate per i comaschi dopo settimane di maltempo. E così in tanti, fra ieri e oggi, hanno deciso di recuperare il tempo e il sole perso trascorrendo una giornata al lido, fra un buon libro, una nuotata, un gelato e una partita a carte. Veramente fortunati dopo 2 mesi di brutto tempo. Certo, bellissimo. Magari fosse sempre così. Siamo venute qua a prendere il sole perché abbiamo detto finalmente, dopo tanto tempo, che quest'estate piove a dirotto tutti i giorni e allora ne abbiamo approfittato. Sì, cara, è il primo giorno perché fino ad ora è nevicato. Pioggia, diluvio, quindi guarda, mai venuta. Estate non estate, dir la verità, fino adesso, però insomma, speriamo nel futuro, speriamo in agosto quantomeno. Inevitabile, tra una chiacchierata e l'altra sotto l'ombrellone, un riferimento a questa anomala estate lariana, all'insegna della pioggia e delle temperature al di sotto della media. Penalizzati dal maltempo, soprattutto i gestori dei lidi comaschi, che ora sperano di rifarsi. Dopo un inizio abbastanza promettente, i primi 10 giorni di giugno, la situazione invece è diventata, oserei dire, preoccupante. Noi siamo qui da parecchi anni, gestiamo il lido da parecchi anni. Abbiamo avuto in qualche anno delle situazioni simili. Una fra tutte quando c'è stata nell'87 la tragedia della Valtellina, dove c'è stata proprio l'esondazione del lago di Como nel periodo proprio in questione. Certo, rispetto agli anni normali la perdita è considerevole. Basta vedere le domeniche che abbiamo perso, sono 5 fino adesso. È una domenica dove possiamo avere 500-600 utenti e non abbiamo nessuno. E quindi si spera di recuperare.